avuto impegno. E questo è un qualcosa che sicuramente è insolito. E il terzo messaggio che ti vogliamo dare è che gestirai appunto tutta questa popolarità insieme a noi per costruire che cosa? Un interesse per quello che può essere il futuro e l'evoluzione di queste missioni. Sono prettamente orientate agli aspetti fisiologici. Molte persone hanno notato il tuo atterraggio. Ancora i paracaduti, una capsula, una polvere che si solleva in mezzo al deserto, esseri umani che ti sollevano per farti accomodare nella maniera più gentile possibile su delle sedie in mezzo ad un prato. E tutti ci dicono, beh, in questo campo non è stato fatto però un grande progresso, a parte lo shuttle. Ecco, allora l'aeronautica sta guardando proprio a questo, a come rendere più vicino lo spazio anche il modo di arrivarci, accedervi e ritornarvi. Sicuramente questo è uno degli insegnamenti che porteremo assieme. Quindi bentornata e a presto. E mentre sì, passiamo alla stampa, l'vice ambasciatore che ti ha appena salutato purtroppo non può collegarsi per qualche motivo tecnico, viceversa da Parigi abbiamo un rimbalzo dei saluti del ministro Roberta Pinotti che sta visitando il nostro stand alle Bourget e che ha colto l'occasione di farti arrivare i tuoi saluti dalla Francia dove si trova in questo momento. Detto questo, io ti saluto caramente e incomincerei la sessione dedicata al question time della stampa e dei media. Grazie, a presto. Di stampa ADN Cronos. Nella missione futura sulla stazione spaziale sei stata anche ricercatrice e scienziata e hai realizzato decine di esperimenti. Ora anche il tuo corpo sarà studiato con attenzione le reazioni. Ecco, ti vorrei chiedere quali sono le ricadute di questo intenso lavoro scientifico per la salute e la vita delle persone sulla Terra. Grazie. È una domanda importante ed interessante naturalmente. Allora, innanzitutto faccio una premessa, l'astronauta, io in questo caso non sono la scienziata sono altri, gli scienziati sono altri, sono le comunità di ricercatori che sviluppano gli esperimenti, che raccolgono i dati, che poi analizzano i dati, che ci vuole anche un pochino di tempo, scrivono delle pubblicazioni e poi si mette in circolo questa conoscenza nella comunità scientifica e poi con un po' di tempo si può arrivare allargare un pochino le frontiere di quello che si può conoscere, per esempio nell'ambito della medicina, della fisiologia umana, se vogliamo restare nell'ambito a cui accennava lei, dove io faccio un po' da cavia, e poi spostando un po' le frontiere di quelle che sono le conoscenze, anche poi andare ad avere delle ricadute in senso applicativo, quindi per esempio nella diagnosi o nella terapia. Quindi questo io lo dico per chiarire due cose. Una che l'astronauta, in questo caso io, non è lo scienziato, io ho servito, come dire, ho prestato le mani e gli occhi ai ricercatori a terra, ma non ho sviluppato gli esperimenti e non analizzerò i dati. E l'altra cosa ovviamente che è quello che è fisiologico nella scienza è che ci vuole anche un po' di tempo per analizzare i dati e per andare poi a vedere effettivamente quali sono i risultati che si possono ottenere. Questo è un percorso che richiederà un po' di tempo, anche perché soprattutto negli esperimenti che riguardano appunto la fisiologia umana, oltre ai dati presi in volo e ai dati prima del volo, bisogna anche andare ad acquisire i dati post-volo, quindi c'è tutto un complesso di dati che bisogna poi andare a valutare appunto nella sua totalità. Io la settimana scorsa quando sono arrivata qui a Houston sono atterrata all'aeroporto di Ellington, in tempo di un veloce saluto ai familiari stretti che erano lì e poi mi hanno portato qui direttamente al Johnson e mi hanno messa immediatamente nelle mani dei ricercatori che volevano i loro dati post-volo immediatamente, senza parlare di quelli che sono già stati acquisiti durante il viaggio di ritorno, addirittura già in Kazakhstan. Ciao Samantha, sono Leonardo De Cosmo di ANSA. Senti, ti volevo chiedere, durante la tua missione i social network sono stati una parte molto importante, sia nella tua comunicazione, sia a te per comunicare con l'esterno che per ricevere da parte tua per essere collegata con l'attualità. Quanto ti ha colpito, cioè il tuo impatto a livello nei social network è stato molto grande durante tutta la missione, adesso ancora di più, soprattutto in Italia.
Quanto ti ha stupito questa cosa? Cioè, come la vivi questo grande impatto dei social network che tu hai avuto all'interno dei social network? Devo dire, in parte me ne sto rendendo anche conto piano piano adesso di quello che è stato l'impatto. È un po' come dicevo prima, no? Così come nella scienza, anche nella comunicazione è una questione di lavoro di squadra. Io sono stata nello spazio e da lì ho cercato di raccontare quello che facevo a livello scientifico, ho cercato di condividere quello che vedevo dall'articolo attraverso delle fotografie, ho cercato di fare video per raccontare quella che è la vita e il lavoro a bordo. Però, come sempre, no? L'astronauta è la punta dell'iceberg, dietro c'è una squadra, c'è tutto il team di comunicazione dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Agenzia Spaziale Italiana, che hanno supportato, che hanno cercato di dare diffusione a tutta questa materia prima di comunicazione che io producevo, quindi non è che si possa pensare che sia un'impresa eroica dell'astronauta come persona singola. Il ritorno è anche un po' difficile nello spazio perché non è che ci sia un accesso ai media, ai giornali o anche a internet così semplice, no? Internet è abbastanza lento, anche semplicemente mandare un tweet è una cosa abbastanza laboriosa, quindi poi non è che uno possa anche mettersi a seguire nei dettagli quello che possa essere l'impatto, quindi tanto caso mi sto scoprendo piano piano adesso, però insomma, potete anche immaginare nei primi giorni dopo il ritorno la priorità chiaramente sono la famiglia, gli amici, i rapporti più immediati, e poi piano piano esplorerò anche quello che può essere stato l'impatto della missione nei social network. Ciao Samantha, sono Antonella Salini dell'Agenzia di Stampa Dire. Qualche tempo fa il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini ha espresso il desiderio di averti da settembre in tour nelle scuole per raccontare ai ragazzi la tua avventura, raccontare i dettagli della tua formazione. Ti chiedo se hai intenzione di accettare questo invito e se in ogni caso vuoi continuare questa attività di divulgazione che ha avuto così successo durante la tua missione. C'è stato un disturbo all'inizio, ma mi è sembrato di capire se parlasse di un possibile tour nelle scuole per raccontare la missione. Non conosco i dettagli, sono appena arrivata, quindi che cosa esattamente farò a livello di post-lettura, di comunicazione, non lo so, e solamente in minima parte poi sta a me a decidere, perché chiaramente sono a disposizione. Incontrare i ragazzi e le ragazze delle scuole è sempre un piacere, credo sia qualcosa di importante. Continuerò l'attività di comunicazione nel lungo di quello che è ragionevole, ovvio che quando sei nello spazio hai un'avventura eccezionale e speciale da raccontare, quando torni a terra non è che ci sia così tanto di eccezionale e di speciale da condividere, quindi una missione spaziale è qualcosa, no, un momento molto particolare, e secondo me io ho sentito molto il dovere di condividere il più possibile. Quello che saranno gli strascichi o la continuazione di questa attività di comunicazione vedremo, lo decideremo anche con l'Agenzia Spaziale Europea Italiana, insomma nel limite del ragionevole. Ciao Samantha, sono Andrea Bettini di RaiNews 24. Fin dall'inizio della tua missione sei diventato un personaggio pubblico, un ruolo che sembri aver accettato fino in fondo, simbolo di un'Italia che con l'impegno raggiunge i suoi obiettivi. Ti senti davvero così un simbolo, una fonte di ispirazione, soprattutto per i più giovani? Credo che ognuno di noi ha una propria, come dire, è un individuo, quindi ha una propria persona privata. E poi per alcuni di noi c'è anche quella che può essere una persona pubblica. Le due cose sono in contatto, ma ovviamente non sono del tutto sovrapponibili. Quindi io innanzitutto mi sento Samantha come una persona. Poi quello che può essere l'impatto per il pubblico, per i giovani, insomma, io posso solo augurarmi che sia nella maggior parte dei casi un impatto positivo. Credo che avere dei role models, delle fonti di ispirazione sia importante, quindi se possa essere un role model o una fonte di ispirazione, insomma, anche per cinque ragazzini o ragazzine che magari sognano di fare una carriera simile, mi fa tanto piacere. Valutare quanto questo sia vero, quale sia effettivamente l'impatto, quali siano le dimensioni, per la verità non credo sia a me. Laura Ciarallo, TG5. Bentornata Samantha, innanzitutto.
Volevo chiederti cosa si prova fisicamente e psicologicamente durante il viaggio di ritorno, il contatto con l'atmosfera, vedere la Terra che si avvicina sempre di più, come si vive all'interno della Soyuz questi momenti finali della missione? Beh, è un'esperienza davvero eccezionale. Il viaggio di ritorno inizia parecchie ore prima di quell'impatto un po' duro con il terreno. Sono almeno 6 ore in cui si è seduti nel proprio seggiolino nella Soyuz, che sappiamo non è una posizione comodissima, quindi sono un po' bloccati in questa posizione fetale, e per molte ore si aspetta, perché c'è tutta una sequenza di eventi che comunque sono molto spaziati nel tempo, e tra l'uno e l'altro non succede molto, quindi effettivamente un po' si ha il tempo di pensare, devo dire anche di riposare, perché siamo arrivati all'undocking dopo uno sleep shift, dove ci siamo svegliati all'1 del mattino, quindi eravamo magari anche un pochino stanchi, quindi un po' di tempo per pensare, però è un po' un buffer, diciamo, no? tra questo mondo della stazione spaziale e il rientro, ci sono queste ore di buffer in cui non succede molto, poi si attendono gli eventi che sono fondamentali per poter rientrare in sicurezza, cioè la prima cosa si devono accendere i motori al momento giusto e devono bruciare per il tempo previsto, altrimenti non torni a casa. Quindi aspetti quel primo momento, i nostri motori hanno funzionato veramente da manuale, quindi dopo quello aspetti la separazione, anzi aspetti che la capsula si orienti in maniera corretta per la separazione, in modo che quando poi si accendono queste cariche esplosive che separano la Soyuz dalle altre parti non ci siano degli impatti, quindi ritorniamo, l'abbiamo guardato fuori, effettivamente abbiamo visto, adesso no, non siamo più paralleli alla superficie terrestre, ma siamo in questo orientamento, però insomma ancora eravamo lontani, io cercavo di guardare fuori e cogliere gli ultimi sguardi della Terra dallo spazio, chiaramente non è come dalla stazione spaziale dove hai questa vista meravigliosa, dalla Soyuz c'è solo una finestra piccola, e insomma quando sei legato nel soggiorno è anche difficile vedere qualcosa, però ricordo di aver visto l'ultima alba, l'ultimo spostarsi della linea del terminatore tra la luce e l'ombra verso di noi, con questo ultimo passaggio dalla notte verso la luce, e poi appunto c'è stata l'accensione dei motori, c'è stato l'orientamento per la separazione, questo accendersi delle cariche esplosive, la Soyuz che si separano i suoi tre elementi, quindi ormai siamo soltanto questa piccola capsula che ci riporterà a terra, e poi l'entrata nell'atmosfera, anche lì si aspetta il segnale che effettivamente siamo entrati nell'atmosfera al momento giusto, anche quello è importante, perché se per qualche motivo non rientri nell'atmosfera al momento previsto, non atterri nel posto previsto, quindi non c'è nessuno ad aspettarti, quindi anche quello è andato tutto benissimo. Poi la fase di attraversamento degli strati, diciamo, densi dell'atmosfera, che ecco lì sono quegli ultimi 40 minuti che sono veramente, eccitazione pura, davvero molto molto intenso dal punto di vista fisico, quindi vedi l'attraversamento del plasma, vedi queste fiamme che avvolgono la capsula, e addirittura le vedi che arrivano fino al finestrino, c'è lo strato esterno della finestra che proprio brucia, c'è questo strato esterno che quando attraversi il plasma vedi che proprio si brucia. L'accelerazione, quando inizia ad arrivare nell'atmosfera inizia a sentire semplicemente anche solo un G di accelerazione con il peso normale che si avrebbe a terra, ma dopo 6 minuti nello spazio sembra che siano 500 tonnellate di peso, no? Quindi diventa sempre più pesante, 1G, 2G, 3G, abbiamo avuto un primo picco a 3G e mezzo, poi un secondo picco a 4G, quindi comunque cercare di continuare a guardare le proprie procedure, a seguire tutta la fase di rientro. E poi naturalmente l'ultimo evento importante per poter entrare in sicurezza è l'apertura del paracadute, un evento davvero estremamente dinamico, no? Quindi si apre il paracadute, il primo paracadute, con una grande botta, poi la capsula si mette a girare, insomma, sembra di essere un po' in